La letteratura nel Settecento. Adesso facciamo l'ultima lezione introduttiva al nostro studio del Settecento. Dicevamo quindi, diciamo, l'ultima lezione introduttiva al Settecento, e quindi entriamo sempre di più nello specifico del nostro studio, che è studio della letteratura. Ad esempio, riguardo alla lingua, dobbiamo dire che nel Settecento l'uomo di cultura deve conoscere senz'altro il dialetto, perché comunque la maggior parte della gente si esprime ancora in questo modo. Quindi per comunicare con gli altri occorre sapere il dialetto, perché in Veneto si parla il veneto, a Napoli si parla napoletano e se uno non sa questi dialetti non può comunicare con gli altri. E comunque alcuni autori importanti e significativi del Settecento scrivono in dialetto. È il caso proprio di Carlo Goldoni, che scrive le sue commedie in veneziano, poi alcune come La locandiera, che tra l'altro anche perché è ambientata a Firenze, verrà scritta in italiano, ma la maggior parte delle commedie di Goldoni sono state scritte in veneziano, oppure Giovanni Meli che scrive in siciliano. Poi l'uomo di cultura nel Settecento assolutamente deve conoscere il francese. Il francese è la lingua dell'Europa, insomma, degli intellettuali dell'epoca. È la lingua della diplomazia, è la lingua della cultura europea. Cioè, il francese nel Settecento svolgeva più o meno la stessa funzione che svolgeva il latino nel Medioevo e l'inglese nei tempi d'oggi. Quindi era lingua della cultura, delle università, lingua degli intellettuali, lingua dell'Europa. Ecco. Poi deve conoscere comunque sempre il latino, perché il latino è. Continua a essere la lingua ufficiale dell'insegnamento universitario, anche se, diciamo la verità, in un modo sempre meno vivo. Ecco. E poi l'uomo di cultura deve conoscere l'italiano, cioè il toscano, praticamente. Ma comunque adesso magari approfondiamo il discorso sulla questione della lingua. Perché l'italiano viene impiegato oralmente in occasioni ufficiali tra persone provenienti da regioni diverse dell'Italia. Ma soprattutto perché l'italiano è la lingua della letteratura, la lingua letteraria usata dalla maggior parte degli autori, quindi escluso Goldoni, che comunque scrive anche in italiano, oltre a scrivere in francese, vedremo. Parini, Alfieri, ecco, scrivono in italiano, eccetera. C'è comunque, ecco, dicevamo di, volevamo approfondire il dibattito, la questione della lingua. Abbiamo visto la questione della lingua nel Cinquecento, no? Poi adesso vediamo a che punto è arrivata la questione della lingua, cioè il dibattito sui modelli linguistici dell'italiano letterario nel Settecento. Ci sono varie posizioni. Quali sono le varie posizioni? Anzitutto la posizione dei puristi, quelli che si rifanno alle tesi dell'Accademia della Crusca. Quindi ricordate Bembo, poi l'Accademia della Crusca, quindi il modello è quello degli scrittori fiorentini del Trecento. Quindi sempre loro, sempre Petrarca, sempre Boccaccio. Ad esempio, Carlo Gozzi è un purista, ecco, fra gli intellettuali del Settecento si distingue Gozzi per essere un purista. Poi ci sono i classicisti moderati, che restano fedeli alla tradizione linguistica del Trecento, toscana, eccetera, eccetera, ma sono aperti anche a un uso più moderno della lingua. È il caso di Ludovico Antonio Muratori, quell'erudita storico, eccetera, e di Gian Vincenzo Gravina, che è uno dei poeti dell'Accademia dell'Arcadia. Poi c'è la posizione degli innovatori moderati. Ritengono che la lingua sia in continua evoluzione, ma considerano la tradizione un punto di riferimento utile. È il caso di Melchiorre Cesarotti, che, come vedremo, tradurrà in italiano i Canti di Ossian, un testo poetico molto importante perché è preromantico. E infine, nella proprio agli antipodi rispetto alla posizione dei puristi, qui abbiamo una specie di gradazione, vedete da sinistra a destra, quindi la posizione più lontana, estrema, radicale, è quella degli innovatori radicali, appunto, che rifiutano le regole di tipo puristico e propongono una lingua che sappia adattarsi per esprimere ogni pensiero. È il caso di Alessandro Verri, che era il fratello di Pietro Verri, vi ricordate quello che aveva fondato il caffè? E quindi evidentemente in questi ad esempio, in questo giornale, nell'Accademia dei Pugni, eccetera, in questi luoghi dove si spingono più avanti, insomma, gli intellettuali italiani, dove
appunto più radicali, dove c'è l'innovazione più radicale, si propugna un tipo di lingua che si sappia adattare, che non segua più, insomma, dei canoni stabiliti a priori, come quelli del 300 toscano, eccetera, ma che si adatti, che si adegui alla realtà dei tempi, no? Quindi che sia più attuale. Bene, parliamo adesso delle tendenze letterarie in Europa. Abbiamo già parlato di come si allarghi il pubblico dei destinatari dell'opera letteraria e di come sia importante l'impegno civile degli intellettuali. Parlavamo prima dell'utilità, ad esempio, della letteratura. C'è quindi la diffusione dei nuovi principi morali e filosofici sostenuti dalla classe borghese, che è la classe comunque più dinamica in questo periodo. Ricordate, sono le varie tre classi sociali, insomma, che avete studiato sicuramente anche quando avete studiato storia, no? Quindi diciamo nobiltà, clero e borghesia. La borghesia è la più disponibile al cambiamento. Ecco quindi che in Inghilterra, per esempio, abbiamo il romanzo realistico, ne abbiamo già parlato un pochettino ieri. Comunque, in questi testi, in questi romanzi inglesi, si abbandona il decoro aristocratico e si abbandona la concezione elitaria della letteratura. Questi romanzi sono fatti per un pubblico molto vasto. In questi romanzi vengono descritte le condizioni di vita, abbiamo fatto l'esempio della peste di Daniel Defoe, dei valori della classe media, borghesia, temi profondi e vicini all'esperienza del pubblico, adeguamento del linguaggio a livello culturale dei personaggi. Gli autori principali di questo romanzo realistico inglese sono appunto Daniel Defoe, di cui abbiamo già parlato, anche Henry Fielding, Samuel Richardson e Laurence Sterne. Ecco, Laurence Sterne è importante per noi perché poi Ugo Foscolo tradurrà Il viaggio sentimentale di Laurence Sterne, a testimonianza di come Ugo Foscolo anche sia stato influenzato, insomma, da questo genere letterario del romanzo realistico inglese. Della stampa periodica, le riviste e i giornali, abbiamo parlato ieri, abbiamo detto come The Spectator inglese sia il modello di rivista, poi seguito da tanti altri giornali e riviste in tutta Europa e in Italia in particolar modo. Abbiamo quindi la trasformazione della stampa, insomma, da strumento di divulgazione erudita a mezzo di comunicazione di massa, quindi questi giornali, queste riviste sono rivolti a un pubblico sempre più vasto. In questo modo, attraverso questi giornali, è possibile che ci sia una rapida circolazione di informazioni e di opinioni. E utilizzano gli articolisti, quindi i giornalisti, quelli che scrivono su questi giornali, utilizzano uno stile tipico della moderna prosa militante. Vi ho parlato prima di Alessandro Verri, che è uno dei, insomma, dei giornalisti del Caffè, e vi ho proprio spiegato come loro cerchino uno stile più immediato, più attuale, più moderno. Quali sono invece le tendenze letterarie in Francia? Anche in Francia comunque abbiamo il genere del romanzo realistico, attraverso per esempio Montesquieu scrive dei romanzi realistici, analizzando così argomenti di tipo politico, storico e culturale. Poi c'è la prosa divulgativa, ci viene immediatamente in mente l'enciclopedia di cui abbiamo parlato ieri, attraverso la quale questi intellettuali arrivano ad una sistematizzazione del sapere tecnico e scientifico. Diderot, D'Alembert, insomma, gli estensori, coloro che hanno scritto, insomma, l'enciclopedia. Poi il romanzo filosofico, ci viene in mente in particolar modo Candide, il Candido di Voltaire, attraverso il quale lui descrive ironicamente il mondo contemporaneo, con particolare attenzione per gli aspetti problematici. Grande ironia, per esempio, in quel romanzo sulle visioni, religiose o metafisiche, insomma, che erano ancora molto presenti all'epoca, e invece proposizione di una via molto più razionale. Quali sono i generi e le forme della letteratura in Italia? Ecco, ad esempio la trattatistica e la prosa di pensiero. Qui tipicamente dobbiamo ricordarci in particolar modo del libro Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria, che è un capolavoro, conosciuto anche all'estero. Comunque, anche Pietro Verri, quindi
colui che ha iniziato a fare il caffè, no? E Gaetano Filangieri, con i suoi testi di argomento giuridico, scrivono dei trattati, ricerca storica, giuridica, la storia, vi ricordate, Muratori, quindi il diritto Filangieri, raggiunge esiti molto elevati dal punto di vista dello stile e dei contenuti. L'assenza di un pubblico vasto e omogeneo impedisce l'evoluzione dei generi tradizionali nella direzione dei modelli europei. Purtroppo, però, il fatto che in Italia non ci sia lo stesso pubblico presente, ad esempio, in Europa, un po' tarpa le ali comunque all'evoluzione di questo genere anche in Italia. Bene, parliamo adesso della prosa epistolare, le lettere, è autobiografica, quindi vengono scritti appunto delle raccolte di lettere, e questo comunque ci fa venire in mente le ultime lettere di Jacopo Ortis, che è un romanzo epistolare, ma di questo parleremo quando studieremo Foscolo, e soprattutto vengono scritti dei memoriali, quindi delle, insomma, dei testi autobiografici, e fra questi c'è un vero e proprio capolavoro, che è La vita di Vittorio Alfieri. Un memoriale lo scrive anche Carlo Goldoni, ma lo scrive in francese, ecco perché non è inserito in questa tabella, perché è vero che è una prosa autobiografica, ma è scritta in francese, memoir. E non è scritta in italiano. Comunque per noi è molto importante, visto che poi noi il 9 aprile, 9 marzo andremo a vedere La Barca dei Comici, che è un testo teatrale che è stato ispirato proprio alle memoir, alle memorie di Goldoni. Poi c'è la saggistica letteraria, che rivendica l'autonomia di giudizio della critica letteraria rispetto alle mode correnti o alla tradizione pedantesca, rifiuta l'erudizione accademica, favorisce lo svecchiamento del linguaggio dei modelli letterari imposti dalle posizioni classicistiche, cruscante e arcadica. In particolar modo qui dobbiamo fare riferimento alla frusta letteraria di Baretti. In un certo senso nasce un po' la critica anche letteraria con questo importante giornale della frusta letteraria. Poi abbiamo il romanzo, che purtroppo in Italia, ecco, nel Settecento, mentre abbiamo visto degli esempi eccelsi di romanzo in Inghilterra e in Francia, ecco, in Italia non si raggiungono vertici nella produzione narrativa, perché il romanzo rappresenta ancora un genere minore, non riscuote molto successo. Si sofferma soprattutto sulla descrizione delle mode e dei costumi, a volte con atteggiamento satirico. E i romanzieri, i narratori italiani del Settecento sono scrittori di secondo livello, quindi scrittori minori che non vale la pena, insomma, più di tanto analizzare. Invece, nella lirica abbiamo sicuramente, diciamo, dei testi di grandissimo valore, soprattutto la poesia di Giuseppe Parini, poesia di ispirazione civile, che celebra i nuovi valori morali e il progresso della cultura. La produzione poetica è caratterizzata da una maggior resistenza rispetto alle esigenze di rinnovamento linguistico e tematico. Ecco, effettivamente è chiaro però che la poesia rimane un po' ancorata alla tradizione, un po' questo piccolo difetto. Quindi, pur essendo di grande valore etico e morale, la poesia di Giuseppe Parini è un pochettino meno, da un punto di vista stilistico, linguistico, è un pochettino meno innovativa, ecco, perché un po' rimane abbastanza legata a certi aspetti tradizionali. Le forme metriche più frequenti sono il poemetto in endecasillabi sciolti, e ci viene in mente il giorno di Parini, che è un capolavoro, no? L'epistola in versi, l'ode e il sonetto. Parini scriverà soprattutto delle odi e appunto poemetti, il poemetto del giorno. Ecco, gli altri poeti sono minori, frugoni, ricordate un po', abbiamo parlato dell'Arcadia e questo gusto un po' dell'evasione, anche l'esaltazione dell'erotismo esotico, l'eroismo della romanità, sono tutti aspetti presenti nella poesia del Settecento, ma che per noi contemporanei risultano meno interessanti. Ecco. È lo stesso anche la poesia di Giambattista Casti, siamo sempre più o meno allo stesso livello, no? Con l'atteggiamento edonistico e licenzioso, un tipo di poesia di evasione che invece Parini vuole superare, quello
con la sua riforma della poesia, con la sua poesia civile. E infine abbiamo il teatro, dove abbiamo dei capolavori, che sono quelli della Commedia di Carlo Goldoni e della Tragedia di Vittorio Alfieri. E così ci introduciamo a questi grandi tre classici del Settecento che studieremo nelle prossime lezioni, cioè Goldoni, Parini e Alfieri. Goldoni, che introduce una riforma teatrale che abolisce le convenzioni della Commedia dell'arte. Ecco, le convenzioni della Commedia dell'arte, questi attori che praticamente improvvisavano sulla base di un canovaccio e non avevano un vero e proprio copione da seguire alla lettera. Questo però toglieva valore al lavoro dell'autore. E invece Goldoni vuole ridare importanza all'autore, restituisce centralità al testo scritto, che deve essere recitato così come è scritto, non così basandosi sulle improvvisazioni come facevano gli attori della Commedia dell'arte. Descrive i costumi e i valori della classe sociale emergente, la borghesia, è una grande, importante la riforma di Goldoni, perché oltre agli aspetti, appunto, dicevamo prima, stilistici, soprattutto per il contenuto, perché ci fa conoscere le classi sociali. La borghesia, anzitutto, esalta i valori, quindi positivi, di questa classe emergente, quindi in un certo senso anche sono gli stessi valori dell'illuminismo, quindi ad esempio l'utilità, la concretezza, il realismo, ma anche denuncia nelle sue commedie la passività dei nobili, mettendola alla berlina, no? La passività dei nobili, lo vedremo per esempio in alcuni nobili che sono protagonisti della locandiera o della bottega del caffè, oppure esalta la spontaneità del popolo nelle baruffe chiozzotte o nel Campiello o in altre sue commedie. Poi abbiamo Carlo Gozzi, che è una specie di antagonista di Goldoni, che mantiene le maschere tipiche della commedia dell'arte, aggiunge artifici scenografici, elementi favolistici e fantastici, inserti satirici contro personaggi famosi contemporanei. Sicuramente testi interessanti, quelli di Carlo Gozzi, ma che non sono dei capolavori come quelli di Goldoni, e quindi, siccome noi sappiamo bene che Goldoni viene ancora rappresentato, allora approfondiremo il discorso su Goldoni e non più di tanto quello su Carlo Gozzi. Invece studieremo la tragedia alfieriana. Abbiamo già parlato della riforma della tragedia di Alfieri. Alfieri ha una concezione elitaria della poesia e della cultura e quindi esalterà, come vedremo, soprattutto la libertà che si contrappone alla tirannia nelle sue opere tragiche. Comunque, anche le sue tragedie hanno un valore storico molto importante, perché attraverso queste tragedie, anche se trattano di argomenti storici, diciamo comunque lontani nel tempo, arriva a criticare ogni aspetto della società contemporanea e quindi anche le tragedie sono molto importanti nella produzione di Alfieri. Accanto alla vita, però, vi ricordate che abbiamo detto che la vita di Alfieri è un capolavoro, quel testo autobiografico della vita di Alfieri. Come ultima slide, visto che abbiamo già fatto un discorso anche di confronto con le arti figurative, abbiamo dei dipinti di Pietro Longhi, maestro indiscusso della pittura di genere veneziano, vissuto tra il 1702 e il 1785, riesce a cogliere i tratti multiformi della società veneziana del primo Settecento. E invece qua avete un dipinto di Tiepolo che si concentra prevalentemente su scene di vita mondana. Quindi, a quanto pare, la borghesia veneziana è presente non solo nelle commedie di Goldoni, ma anche nei quadri di Pietro Longhi e di Gian Domenico Tiepolo. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.